perché non c'è più la telecamera, quella diretta, quella lì. Benissimo. Allora, oggi fra poco, fra l'altro, avremo un ospite e avremo un ospite anche venerdì. Quindi questa è una giornata con gli ospiti, è una giornata, cioè una giornata, ma questa è una settimana per raccogliere anche i punti evento. Scusate, cosa vi dico. Allora, questa qui è una settimana, eccoci, ciao Loredana, aspetta un secondo. Questa è una settimana importante perché voi possiate raccogliere alcuni punti evento che possono essere usati da voi per i famosi 2 punti dell'esame finale di laurea, che possono essere usati da voi anche per il fatto che partecipate a degli eventi importanti, cioè che sono formativi, no? Ecco, ci sono delle persone che hanno grande capacità tecnica e professionale che vi trasmettono delle competenze. Vi trasmettono delle competenze. Sì, però dovete ascoltare, se no potete stare al bar. Se venite qui per parlare durante la lezione, potete stare al bar. Capite? Se no io non capisco niente, perdo il filo. Sto facendo degli annunci che servono a voi, a me non interessa, sono già laureato, ho già fatto il dottorato di ricerca, sono un bacucco, ho lo stipendio da professore, quindi non, a me non interessa niente, siete voi quelli che siete interessati a queste cose, quindi dovete ascoltarmi, se invece volete chiacchierare, potete andare al bar, nessuno vi obbliga, non c'è la frequenza obbligatoria. Allora, io stavo dicendo, c'è una questione che questa settimana ci sono due importanti eventi. Sono importanti questi eventi. Il primo evento ce l'avete nella lezione automaticamente, quindi riceverete, facendo la domanda tramite la dottoressa Grasselli, in automatico riceverete una lettera che voi stampate e ve la dovete tenere da parte voi, no? Una lettera che vi autocompilate da soli. La lettera fa fede perché è il mittente, no? Che conta e la fate valere come uno dei tanti certificati che vi serviranno alla fine per conteggiare i punti evento. E quindi varranno o come punti evento, poi nel secondo anno, questa cosa è un po' complicata adesso, il primo anno li accumulate come punti evento, nel secondo anno valgono sia come punti evento, quelli fatti nel secondo anno, che come punti che ulteriori abilità formative. Ecco, quello è il punto. Le ulteriori abilità formative sono una voce che è compresa nel vostro piano di studi. Una voce che comprende 12 crediti, addirittura se non mi sbaglio, per cui voi potete decidere di riempirli con questi certificati oppure fare un esame in più, oppure partecipare a tanti eventi che noi vogliamo organizzare. Quindi chi riempie e supera i 12 crediti può usare questi punti evento per avere 2 punti in più alla laurea. Quindi in realtà quelli che accumulate voi adesso serviranno solo per la laurea, però intanto. Allora, chi c'è questa settimana? Questa settimana c'è. Venerdì ci sarà il collegamento con l'intervista. Il tema è, diciamo, non è completamente aderente alla questione del corso Lingue e Culture del Mediterraneo, però riguarda un personaggio che ha a che fare con la scienza della comunicazione fin da giovane. È un personaggio importante che si chiama Ernesto Galli della Loggia, che è editorialista del Corriere della Sera, oltre che professore ordinario in un'altra università. Lui verrà qui e parlerà della comunicazione politica. Noi abbiamo fatto cenno a questa questione della comunicazione politica da voi, dal punto di vista del fatto che la comunicazione politica segue un canale, la comunicazione scientifica ne segue un altro, sul fatto della polemica appunto dei vaccini, eccetera. Lui verrà qui a parlare. Voi andate a vedere chi è Ernesto Galli della Loggia, poi ve lo faccio anche vedere su internet. È un personaggio molto importante e quindi voi sarete presenti e avrete diritto a ricevere nell'ora e mezza che parlerà il riconoscimento dei crediti. Quindi se lo chiedete, lo ottenete, se non lo chiedete non ottenete niente. Quindi siete voi che dovete avere questo. Poi vi spiegherò comunque i particolari. Quindi venerdì la lezione consisterà in questo evento. Un'intervista fatta da me, dal dottor Franzetti, che è il nostro dottore di ricerca, al professor Ernesto Galli della Loggia. È una persona, vabbè, anche famosa, che va alla televisione, eccetera. Non è che non interessano queste cose, perché alla televisione ci vanno, che sapete benissimo chi, quindi non è che basta. A me interessa che siano delle persone che hanno dei forti contenuti da poter trasmettere a chi è interessato alla scienza della comunicazione. E questo Ernesto Galli della Loggia ha dei forti contenuti tecnici e di esperienza.
Quindi questo venerdì non dovete fare nient'altro che venire a lezione e automaticamente avete quello. Invece giovedì, che vuol dire dopodomani, scusa Lorena, dottoressa Parolisi, è dopodomani, no? Sì, esatto, è dopodomani mattina. C'è un altro evento, faccio una breve introduzione e poi ti passo la parola. C'è Certo. un altro evento importante, cioè praticamente verrà qui a Varese e in Aula Magna di Via Ravazzi, per essere precisi, organizzato un convegno, un micro convegno su un tema che adesso vi verrà specificato. E a questo convegno, che in parte è organizzato con un comune del territorio, con il comune di Luino, però che ha portato avanti insomma, un tipo di partnership con il nostro corso di laurea su questo tema, cui adesso parleremo, ma sarà connotato questo convegno, che durerà 2 ore e mezza, non è che dura, cioè, e che quindi va 2 ore e mezza, 3 ore, una cosa del genere, varrà perciò 0,25 punti, però, perché non sono 0,25 ore vengono date per 2 ore, se sono 2 o 3 ore si rimane sempre negli 0,25. Però chi partecipa in presenza riceverà 0,5, cioè riceverà mezzo punto evento, che è una cosa grande, quindi gli verrà abbonata un'ora, perché noi vogliamo cominciare a sollecitare il ritorno degli eventi in presenza. Anche qui a prenotazione, ovviamente non tutti potranno venire. Molti posti sono già prenotati, però volevo dare a voi un'opportunità extra per quello che ho chiamato qui la dottoressa Parolisi, perché ci sono ancora sono una quarantina di posti, per cui se vi prenotate e andate lì giovedì, adesso fai vedere tutto e spieghi nel merito le ore in cui è, se qualcuno di voi può, va a Varese, partecipa a questa cosa, incontrerà Massimo Picozzi che è un altro personaggio della televisione, è un criminologo, che partecipa a trasmissioni come Quarto Grado, non so se avete presente quelle trasmissioni che parlano di quelle persone che scompaiono, oppure dei delitti famosi, di Pipitone, quelle cose lì, non sapete, lui è stato anche consulente dei carabinieri perché non hanno scoperto niente, no, non è che non hanno scoperto niente, perché ormai l'hanno chiamato come consulente quando ormai, poverina, povera la bambina, le prove erano già state perse per sempre probabilmente. E lui è un personaggio, diciamo, famoso, fra virgolette, però è una persona di grande levatura tecnica, culturale e anche di esperienza. Quindi questo è il punto. Quindi lui trasmetterà e sarà nostro docente. Qui partecipa a questo seminario, però dopo faremo anche dei seminari apposta. In particolare lui sta conducendo delle importanti ricerche, e stiamo fondando un centro di ricerca ad hoc sul tema della comunicazione efficace, della comunicazione capace di risolvere i momenti di conflitto, quindi di risolvere le situazioni conflittuali. Con Picozzi, ripeto, voi siete qui, siete tanti, ognuno può essersi iscritto per avere ha un certo tipo di impostazione. Mi interessa il giornalismo, mi interessa questa cosa, c'è l'ufficio stampa, l'altro mi interessa la comunicazione televisiva, l'altro mi interessa la comunicazione dell'impresa, ma in tutti questi ambiti, questo tipo di ricerca, cioè quella della comunicazione efficiente nei casi di conflitto, ha un rilievo importante. Lui ha collaborato con l'Arma dei Carabinieri, cioè con l'Associazione Nazionale dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia, eccetera, per fare dei corsi, no, che venissero realizzati, vorrà realizzarli qui anche a noi, vorrà introdurre anche dei nuovi metodi didattici, per cui a un certo punto la didattica di questo tipo di argomenti verrà fatta con la realizzazione di clip dimostrative di fattispecie determinate, cioè nel senso, verrà creata la situazione tipo di fronte al quale il commesso, l'operatore che è allo sportello, l'operatore che ha a che fare che deve andare porta a porta, cioè che deve comunque, quindi gli operatori che interagiscono con un vasto pubblico, il poliziotto, eccetera, deve avere a che fare. Che cosa succede? Quali tipi di aggressività può trovarsi di fronte? Quali tipi di reazione A, reazione B, reazione C? Quindi verranno create proprio delle clip che verranno girate qui, probabilmente all'insugna, con collaborazione di alcuni di voi che potranno essere interessati. Quindi noi faremo poi una specie di sondaggio fra gli studenti che vogliono essere coinvolti in questo tipo di processo. Intanto che voi studiate, apprendete anche questo tipo di tecniche, poi verranno confezionati, verranno anche poi immessi in circolazione questo tipo di. Parteciperà forse la 7 con le telecamere. Adesso poi noi faremo il nostro laboratorio multimediale di scienze della comunicazione, lo facciamo ex novo, no? Ho già anche i fondi per comprare tutto, no? Però
finora, avete visto, per 2 anni sono stato bloccato perché non si poteva fare più niente, anche i laboratori di ripresa e montaggio, ho dovuto sospenderli perché non si poteva fare più niente in presenza. Speriamo che adesso potendo andare avanti. Quindi questo Picozzi, al di là della televisione, del resto, di cui fra l'altro anche a lui non interessa granché, ha scritto anche un bellissimo libro con Carlo Lucarelli, adesso lo presenterà probabilmente a Como prossimamente, però in una seduta riservata solo alle associazioni degli industriali di categoria, per cui va bene. Però il punto è, sfruttiamo questi nuovi docenti che hanno una competenza tecnica. Se voi, sia che siate interessati specificamente alla materia, sia che siate un po' meno interessati, appunto perché ne sapete poco, approfittate dell'occasione per cercare di capire. Poi ci si può collegare anche online, vero? Però se si va in presente, io volevo proprio sollecitare voi che andaste in presente, intanto cominciate a farvi vedere eventualmente se siete interessati. Comunque andate in presenza. Io vi farò dare la lista di quelle persone che del primo anno sono andate in presenza, e quando verranno interrogate riceveranno una fetta di panettone in omaggio. Non riceveranno niente perché il Natale è già passato, no, però verranno trattate con un occhio di riguardo. Fatto apposta, non verranno trattate niente, l'occhio di riguardo ce lo dovete avere. Se capite che avete questa opportunità qui, bene, se non capite, attaccatevi a, cioè non so cos'altro. Adesso lo dico, adesso passo la parola alla, io faccio il possibile e farò il possibile per moltiplicare sempre di più questa opportunità, capite? Lo faccio, approfittatene. Anche la partecipazione in presenza per me è un fattore psicologico, quindi per me è importante anche voi, che io so che c'è tanta gente che sta seguendo da casa, però io apprezzo tanto anche la anche se venite qui a chiacchierare, non mi interessa, date fastidio, siete qui a scaldare il banco, chissà, state guardando la mosca che gira sotto, non mi interessa, ma c'è un rapporto che mi piace molto che venga ripristinato, no? Lo dico anche a quelli che sono a casa, che vabbè, è comodo stare a casa, d'accordo, ma è una cosa, è comodo stare a casa e apprezzo tutti, però il rapporto in presenza deve essere ripristinato, se no non ha più senso l'università, no? Non è un'università, è un'altra cosa, è una cosa, cioè io, ecco, sono molto scettico, io e altri colleghi abbiamo molto sofferto questa cosa del dover fare l'anno scorso tutto in assenza, no? Giusto, dottoressa Parolisi, devi darmi ragione. Esattamente, anche io ne ho sofferto adesso tanto. La parola e lei illustrerà il contenuto del convegno, ascoltate, abbiate ancora un minuto di pazienza. E la dottoressa Parolisi vi illustra e vi dice che cosa dovete fare se volete prenotarvi, perché bisogna prenotarsi, sapete, con questa modalità bisogna prenotarsi, dovete scrivere proprio alla dottoressa Parolisi. Vai, Loredana. Eccomi, allora io brevemente, il professor Facchetti è già stato esaustivo al riguardo, Massimo Picozzi, io credo che molti di voi lo conoscano anche, è uno psichiatra, un criminologo, uno scrittore e appunto anche un accademico. È specializzato ha delle competenze specifiche nella gestione delle emozioni in ambito sportivo e manageriale, quindi il linguaggio appunto efficiente e la comunicazione d'efficienza e persuasiva anche, legata alla gestione proprio emotiva, e quindi per questo è molto importante partecipare in presenza, perché in presenza la gestione emotiva dell'incontro è decisamente diversa da quella che si può avere attraverso un collegamento telematico. Condivido un attimo la locandina, così vi illustro gli argomenti principali che verranno trattati. Mi date voi un cenno? La vedete? Sì. Sì. Ok, perfetto. Locandina che vi girerò poi dopo in chat e sulla quale potete trovare il link. Aspetta che condivido con quelli a casa, perché sennò non so cosa vedono. Un minuto, un secondo solo. Ecco. Anche da casa, prof. Ecco, sì, però voglio fare la condivisione. Abbiate pazienza. Mamma mia, detto come la fa questo posto. Vabbè, comunque. Va bene, vai pure avanti a parlare. Il titolo è gestione delle emozioni in età adolescenziale, quindi attenzione, anche se voi ancora in età adolescenziale, però è utile, non siete più in età adolescenziale, se cominciate a essere, però sono tutte questioni tecniche importantissime che noi faremo anche una volta che avete partecipato a questo seminario, voi avete il riconoscimento dei crediti, non avrete un diploma, un'attestazione che avete acquisito delle competenze, perché chiaramente ne andando a un seminarietto così acquisite delle competenze, ma lì vi si apre una prospettiva, per cui voi ricordatevi, potete sviluppare una capacità, una competenza in più che al momento opportuno potete tirare fuori dal cassetto, nel far vedere al momento in cui vi trovate di fronte
ad interagire col mondo del lavoro, col mondo delle professioni, eccetera, eccetera. Questa qui è una capacità in più molto ricercata in questo. Infatti, io voglio insistere molto su questo punto. Prego, Loredana. Ecco, quindi la gestione delle emozioni in età adolescenziale, giustamente vengono coinvolte delle scolaresche della scuola superiore che incontreranno appunto il... Non si vede più però la cosa, la locandina, come mai? Non si vede più? È sparita, almeno io non la vedo più, vedo che ci sia qualcosa qui. Allora... Ah, perché la condivisione è attiva? No, credo professore che debba lei togliere la condivisione dello schermo. Ho sbagliato la mia cosa, aspetta, sono uscito, vediamo cosa succede. Ora? Non si vede più nulla, rifacciamolo. Io non faccio niente, rimango fermo. Okay. Adesso la vedete? Sì. Ora sì. Ok, perfetto. Dicevo, l'incontro avverrà in Via Ravasi, in Aula Magna, quindi anche in un contesto particolarmente bello della nostra università, il 18 novembre a partire dalle 9:30. In alternativa, chi non potrà recarsi, appunto, chi non riuscirà a prenotare, perché comunque i posti sono ancora pochi e rimanenti, quindi affrettatevi, può collegarsi attraverso questo link che è riportato sulla locandina stessa e che vi condividerò dopo in chat. Nel programma ci saranno, vabbè, i soliti interventi legati ai saluti di tutte le persone presenti, interverrà anche ovviamente il professor Facchetti e poi saranno presenti delle scuole che fanno parte di un piano chiamato HumanNet, un progetto che serve proprio a connettere le persone, quindi che nasce dalle esigenze probabilmente determinate un po' dalla pandemia. Interverrà anche il professor Bozzato, che voi conoscerete, che parlerà di intelligenza emotiva come pilastro della resilienza. Sapete cos'è la resilienza? È una parola un po' abusata ultimamente, no? È la capacità di ricostruirsi, in effetti, di la forza di ricominciare da capo. E si parlerà anche di sport e di musica, quindi di ambiti afferenti alla sfera emotiva da un punto di vista della comunicazione delle persone. Ci sarà un intervento della professoressa Biavaschi, che ha coordinato il progetto. Io, ragazzi, vi auguro di partecipare perché sarà veramente un evento interessante. Potete prenotarvi scrivendomi una mail all'indirizzo che adesso vi scrivo in chat. Ecco. E che ripetiamo magari anche a tutti, si chiama Loredana. Io sono Loredana Parolisi, L di Livorno, L Parolisi, @unisubia.it. L.Parolisi o L senza punto? Com'è? No, senza punto, senza punto. L Parolisi, quindi questo è il punto, Parolisi, @unisubia. Vabbè, comunque se scrivete Parolisi sulla vostra chat dovrebbe già comparire. Dovreste trovarmi, sì, dovreste trovarmi. C'è una domanda in chat, professor Facchetti. Non circolano molte Parolisi, no? Non circolano ancora molti Parolisi per adesso, no? Come vedremo. No, infatti, tra l'altro, quelli che si conoscono sono tristemente noti, purtroppo. Ah sì, veramente? Ah no, mi era sfuggito il clan dei Parolisi. Andiamo signor Di Napoli chiede sì. Se per l'evento di venerdì devono venire. Potete stare anche perché intanto Della Loggia non sarà presente, sarà anche lui in collegamento, mentre Picozzi ci viene lui, per cui ci tenevo che comunque ci fosse un certo tipo di presenza, no? Ernesto Galli Della Loggia sarà in collegamento, quindi sarà intervistato in collegamento. L'altra persona che lo intervisterà con me, che è il dottore di ricerca Alessandro Frandetti, sarà presente. Poi c'è seconda domanda: potete prenotare l'evento di giovedì scrivendo L.Parolisi. Se non riuscissimo a prenotarci in presenza, saranno comunque riconosciuti, sì, via Teams, però 0,25, mentre che in presenza 0,50. Cioè, esatto. Vabbè, è una. Sì, fa ridere i polli questa cosa del fatto che viene dato qualcosa di più, ma perché io voglio incentivare anche questa possibilità, perché uno dice, vabbè, io volevo partecipare, non è che morite se non avete i 0,25 in più o in meno, o li recupererete un'altra volta, dovete capire l'importanza dell'evento, cioè non il bollino del supermercato, cioè... Certo. Questo è il punto, se anche non ci fosse nessun punto seminario, comunque questa è una di quelle occasioni qui. È meglio essere presenti, ci sarà presente il provveditore, no? Il provveditore di Varese, il provveditore di studi di Varese, domani, ecco, dopo
ci sono altri progetti importanti che prima della fine di quest'anno vi verranno fatti conoscere a tutti, a voi che siete matricole. Ecco, tu hai spiegato un po' tutto, Loredana. Va bene? Sei stata splendida. Perfetto, sì. Cercherò di condividere con voi il file, anche se vedo che non c'è l'opzione per il momento. Nel caso scrivetevi, vi mando la locandina. Va bene, comunque se voi pensate, potete trovarla comunque sul sito dell'Insubria, la locandina, nella sezione eventi, c'è la parte dedicata a Picozzi, da lì potete scaricare la locandina in cui è contenuto anche il link. Non per è che ci sono ancora molte cose, però ci tenevo a dirlo voi che siete all'inizio, perché alcuni di voi che possono essere volonterosi, interessati, avete ancora questo entusiasmo delle matricole, potete venire e avere un'occasione di cominciare a conoscere le persone che fanno la storia anche della comunicazione in senso innovativo, moderno, quindi questo è un punto importante per cui ecco, volevo segnalarlo. Grazie, Loredana, ti ringrazio. Grazie a voi, buona lezione, a presto. Ciao. Benissimo, quindi allora adesso abbiamo presentato adesso però metto ancora in condivisione lo schermo, così almeno sparisce tutto, capisci? Dicevo, quindi abbiamo presentato questo evento, ci ho perso un po' di tempo però perché ci tenevo. Oggi il mio ecco, quindi verrà Ernesto Galli della Loggia, che è adesso vi faccio vedere chi è, se qualcuno di voi può averlo già visto anche. Potrete fare delle domande anche voi, ovviamente alla fine magari se noi parleremo della comunicazione politica in generale, lui parlerà un po' a ruota libera della sua attività di, vediamo se funziona, sembra che funzioni. E questo qui. C'ha un po' troppi capelli per i miei gusti, comunque il... Allora, questo qui è il, come si dice, è una storia qualche italiano, l'editorialista del Carriere della Sera. Questo qui l'avete visto qualche volta alla televisione, comunque di là l'avete visto o non l'avete visto. Non so chi di voi legge il Corriere della Sera, non oso chiederlo. Alcuni magari l'avranno toccato una volta in vita loro, per cui è il più importante quotidiano d'Italia, ben inteso. Sul Corriere della Sera lui è editorialista. Cosa vuol dire l'editorialista? Vuol dire che è dipendente del Corriere della Sera e scrive periodicamente anche con delle rubriche, no? È coinvolto anche in rubriche. Lui si occupa, essendo uno storico, mi sembra che sia storico contemporaneo, lui, no? Di dove che insegna. Si forma gli elementi, la sapienza? Aspetta, insegna, no, storia economica, insegna storia economica, quindi ha insegnato storia economica. Quando voi non sapete chi è un professore, voi fate questa cosa qua, scrivete cerca professore, sapienza, no, sapienza, professori in generale. Ecco. E c'è questa roba che ho scritto docenti, ecco, forse questo funziona. Sì. Qui voi scrivete un nome, un cognome, Galli della Loggia. Sì, c'è sto cognome per via della famiglia. C'è anche un castello. Oh, è in pensione. Direi che è andato in pensione. Vabbè, è già andato in pensione. Comunque lui è stato uno storico. Ah, cioè, se sono in pensione non compaiono più. Quindi voi cercate quello che volete, non compaiono più. Allora, ascoltate, quindi se volete fare delle domande, voi sentitevi pure liberi di intervenire, non siate timidi, che tanto ci sarà Franzetti che più o meno fa l'intervista. Se poi alla fine riserviamo un po' di spazio per le domande, tanto si tratterà di temi di attualità. Vi chiederò di parlare poco del vaccino, di parlare se il nostro vaccino praticamente ce l'abbiamo pieno nelle scatole tutti i giorni del vaccino. Parlerò dei temi, dei problemi, per esempio, di come adesso la comunicazione politica si trova a fare concorrenza. Si trova in una specie di piano di concorrenza fra la comunicazione politica dei regimi democratici e liberali e la comunicazione politica dei regimi totalitari. Come
come la globalizzazione, questa è una domanda che mi è venuta in mente, può aver influito su tutti e due gli elementi, cioè la comunicazione politica dei regimi totalitari, quando i regimi totalitari sono chiusi in sé, funziona in un certo modo. Però la comunicazione politica dei regimi totalitari, quando c'è l'apertura dei mercati, dell'informazione, eccetera, eccetera, della comunicazione, invece deve cambiare rotta. Quindi anche, per esempio, la Cina, poniamo, no? Purtroppo non abbiamo potuto parlare con la, magari la facciamo tornare prima della fine delle lezioni, la professoressa Codeluppi, della letteratura cinese e della libertà di espressione in Cina, cioè della non libertà di espressione, no? Però anche lì il fatto che ci sia un, come si potrebbe dire, una ribalta, un palcoscenico internazionale, rende la comunicazione politica anche dei regimi assoluti totalitari, la trasforma, la costringe la politica di questi regimi a confrontarsi in qualche modo con quella dei regimi invece democratici. E allora voi vedete che ci sono delle mosse che vengono fatte a livello geopolitico per mettere in crisi i regimi democratici, per ridicolizzarli. Sono dei grossi investimenti fatti dai regimi totalitari, no? Dalle, quelle che si chiamano democrature. Voi avete sentito questa parola qui, l'avete sentita questa parola al telegiornale? Democratura. L'avete sentita? Qualcuno l'ha sentita? No. Nessuno? Possibile? Democrazia, no? Dittatura. Si forma la via di mezzo, che si fa una parola, un ibrido nuovo, no? Che si chiama democratura. Cioè sono quei paesi che a un certo punto eleggono il loro leader, ma le elezioni sono un pochino sospette, no? Di essere, non essere proprio del tutto leali. Questo avviene, una democratura tipica è la Russia, in questa fase storica, o la Turchia. La Turchia, no? Voi sapete che la Turchia, la Russia ha una storia, purtroppo per lei, di uno Stato che ha vissuto, diciamo, il comunismo reale per molti anni, poi dopo c'è stato il crollo del muro di Berlino, si è introdotta questa democrazia elettiva. Però in realtà, avete visto cosa è successo? Le ricchezze del paese, le ricchezze enorme del paese, sono state spartite fra un gruppo di persone che appartenevano all'entourage dei primi presidenti. Prima c'era uno che si chiamava... Madonna, Yeltsin, che voi non conoscete, non avete la minima idea di chi sia. Yeltsin è il predecessore di Putin, e questo Yeltsin era sindaco di Mosca durante i moti che hanno portato alla caduta dell'Unione Sovietica. E questo Yeltsin, lui e tutta la sua nomenclatura, e la nomenclatura comunista in parte, no? Che si è riciclata impadronendosi, cadendo il regime comunista, impadronendosi delle ricchezze del paese, per cui delle persone che non si erano mai sentite nominare prima improvvisamente si sono ritrovate, tra virgolette, a capo di patrimoni immensi, no? A capo di imprese petrolifere o di produzione di gas naturale, dalla mattina alla sera. Voi sapete che c'è quel famoso proprietario di quelle squadre di calcio, miliardari, cioè sono dei personaggi emersi come i funghi, diventano miliardari. Però questi miliardari russi, a differenza degli altri, sono dei miliardari a orologeria, nel senso che nel momento in cui loro dovessero fare qualcosa che va contro l'interesse del presidente della Repubblica del momento, questi qui vengono presi, vengono messi in prigione e nessuno ne sa più niente. Un minuto prima sono miliardari, un minuto dopo spariscono. È successo in uno o due casi, di persone che hanno osato dire, beh, forse se ci fosse però più un regime più democratico. Quindi in realtà ecco perché si chiamano democrature. Invece in Turchia, vi ho parlato della Russia e della Turchia, e la Russia e la Turchia, siccome non possono chiudersi come la Corea del Nord, no? A riccio come ha fatto la Corea del Nord, loro sentono la concorrenza dell'Europa, degli Stati Uniti, dove c'è una democrazia liberale, e quindi sembra e quindi di fatto il prodotto il prodotto interno lordo, il reddito pro capite sono più alti, no? Cioè nel senso la gente sta meglio in questi paesi rispetto che da loro, e loro potrebbero essere i cittadini indotti a credere che questo deriva dal fatto che la democrazia permette una maggiore redistribuzione della ricchezza, il che è vero,
e la dittatura in realtà comprime un po' anche l'economia, no, per certi aspetti. Ma ovviamente loro non vogliono far credere questa cosa e quindi sono indotti a mettere dei bastoni fra le ruote nei processi democratici dell'Occidente. Questo è successo con l'elezione di quel presidente degli Stati Uniti di prima di Biden, il quale durante le elezioni ha avuto un appoggio grandissimo da parte di hacker russi che hanno introdotto dentro nei social media americani tutta una serie di notizie false sulla candidata opposta al precedente presidente dell'America, che era la moglie di Clinton, la signora Clinton, la quale signora Clinton ha perso per poco perché hanno cominciato a far circolare su di lei delle voci scandalistiche, questi hacker, e ovviamente la gente che ormai dipende da questi social media in maniera spasmodica, non in larghissima maggioranza, ma in una certa quota notevole, ha cambiato idea e quindi questo signore che non doveva essere eletto invece poi è stato eletto presidente degli Stati Uniti, un signore che portava il timone del governo degli Stati Uniti in una direzione che screditava l'idea di democrazia e di fair play liberale, no? Tipico degli Stati Uniti, che sono sempre stati una potenza aggressiva, militare, che fa solo i suoi interessi, chiaramente anche sanguinosa, non è che adesso gli Stati Uniti sono dei santerellini, non sono mai stati, ma con Trump si è saltato addirittura, si sono saltati vari diciamo paletti che fino a quel momento lì cioè, che erano stati superati dall'America solo in epoca passata, quindi in realtà ha avuto un rapporto con la libertà di stampa, il rapporto con gli stati alleati, con l'idea che l'America ha un ruolo leader nell'Occidente molto diverso, e anche all'interno ha causato dei danni che tuttora l'America sta scontando, che non sono ancora stati diluiti, danni che sono confluiti poi, sfociati nella invasione del Parlamento, come vi ricordate, no? Del Parlamento americano, con quelle modalità da colpo di Stato praticamente, che quindi è un vero miracolo che non sia avvenuto. Ma mentre avvenivano, io pensavo, sta avvenendo il colpo di Stato, no? In America. Quindi voi immaginatevi che se avviene un colpo di Stato in America, la nostra libertà democratica, la nostra di italiani, subisce una botta che voi non potete immaginare. Quindi in realtà noi non ci rendiamo conto, ma noi siamo legati con una rete a grandi stati importanti dell'Occidente, nei quali se succedesse qualcosa di, specialmente negli Stati Uniti soprattutto, non è che sarebbe stato senza ripercussioni, qui da noi ci sarebbero state delle ripercussioni. In breve termine sarebbe successo qualcosa anche alla nostra democrazia. E quindi non è che chi se ne frega degli Stati Uniti, è una cosa gravissima quella che stava succedendo. E purtroppo questa cosa è stata favorita dalla Russia. Anche adesso, vedete in Bielorussia, sapete cos'è la Bielorussia? Vuol dire Russia bianca, è un pezzo dell'Unione Sovietica che si è staccata e è diventato uno stato cuscinetto. L'Unione Sovietica, quando è crollata, tutti gli stati che lei che controllava, cioè la Polonia, l'Ungheria, la Romania, si sono tutti staccati, sono passati dalla parte dell'Occidente. Addirittura alcuni sono entrati nell'Unione Europea, altri fanno parte della NATO, l'alleanza con gli Stati Uniti fatta per difendersi da nemici esterni, ovviamente dalla Russia in origine, non capito? Quindi in realtà la Russia ha visto con grande dolore questa sua perdita di potere, no? E quindi fa di tutto. Alcuni staterelli li ha mantenuti sotto il suo controllo per paura o per aggressività. Putin ha mostrato anche un po' i denti, sapete la questione dell'Ucraina, del fatto che la flotta russa la volevano lasciare senza approdo, no? Perché volevano togliergli la Crimea, avevano anche e avrebbero lasciato la flotta russa del Mediterraneo senza la possibilità di sbocco, una cosa abbastanza assurda. Quindi allora Putin lì ha fatto un atto di forza che nessuno ha avuto il coraggio di fermare, perché sotto sotto aveva anche un po' ragione la Russia. Comunque la Russia è un regime non pienamente democratico e d'accordo con la Turchia e con questa Bielorussia, che è una specie di burattino nelle mani della Russia, no? A un certo punto tiene vivo questo regime in Bielorussia, addirittura è una tirannia più feroce di quella della Russia. Vengono messi in prigione gli oppositori, vengono uccisi.
hanno dovuto scappare soprattutto esiliati, perché la Bielorussia è talmente vicino all'Europa che non può fare quelle stragi degli oppositori, perché altrimenti no, l'Europa che cos'ha? Ha la manopola del denaro, no? Dobbiamo tantissimo, noi l'Europa e l'America sono una fonte di ricchezza enorme rispetto, cioè voi non vi rendete conto la differenza di ricchezza che è contenuta nell'Europa e negli Stati Uniti rispetto al resto del mondo, anche soltanto superando una frontiera, tu entri in Bielorussia e la povertà spaventosa. Quindi questo ragionamento, ecco, che vi sto dicendo, per darvi un'idea che la Bielorussia viene manipolata come stato fantoccio dalla Russia, in questo caso per fare che cosa? Perché vuole, hanno fatto venire dalla Siria, vedete, no? Dalla Turchia in aereo questi poveri profughi, li hanno fatti atterrare lì in Bielorussia e adesso li mandano contro le frontiere della Polonia, che dovrebbe essere uno stato, quindi le frontiere dell'Europa, no? La Polonia è uno stato democratico, no? Che elegge il suo leader. Però tutta una serie di azioni politiche possono far traballare la bilancia della democrazia. Una di queste, di quelle che funziona meglio, populistica, è l'idea di essere invasi, no? Invasi da persone che vengono lì o con le armi, allora tutto il popolo diventa tutt'uno, non è come, o addirittura vengono qui, sono le nuove modalità, per portarti via il posto di lavoro, per portarti via il welfare, per portarti via appunto l'assistenza sociale, le case popolari e tutto il resto, tutta questa gente che a un certo punto ce la troviamo lì. Questo modo di mandare l'idea, no, che ci sono i profughi che arrivano, è un refrain particolare che serve per far crescere i partiti che dicono, insomma, tutta questa democrazia, tutta questa idea che si debbano condividere le decisioni, ci porta in queste condizioni. Quindi in realtà è un colpo che si dà per far crescere partiti di destra estrema, non tanto di destra, perché la destra può essere anche liberale, chiaramente, no? Ma per far crescere i partiti di destra, può far crescere le idee di estremismo di destra, che quindi antidemocratico, anche l'estremismo di sinistra è antidemocratico, ben inteso. Ma su quindi in Polonia, in Ungheria, che hanno già dei governi eletti democraticamente, ma che sono piuttosto, diciamo così, propensi ad approvare delle leggi che comprimono alcuni diritti civili, questa ulteriore aggiunta fatta dalla Russia, capito, contamina l'Europa invece che di democrazia, di qualcosa che è meno democrazia. E lo fa perché così risulta meno evidente la differenza che c'è fra loro e noi, davanti al loro popolo. Quando il presidente dell'America oggi ha parlato con il presidente della Cina, c'è stata questa notizia, no? Vi sentivo alla radio poco fa, ha detto, ah carissimo, bla bla, quando ci incontravamo, che io ero vicepresidente, sono venuto a prendere il caffè, il tè, eccetera. E a un certo momento ho detto, ho capito, voi però state facendo delle azioni che non vanno assolutamente bene. E il presidente dell'America ha cominciato a dire, sì va bene, però voi parlate, ma non rispettate i diritti umani. E quello della Cina risponde, non parlate di queste cose voi che avete fatto certe cose nei confronti degli immigrati che venivano dal Messico, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa dell'immigrato è un po' l'argomento che scotta nelle democrazie. Dice, allora, le democrazie devono aiutare gli immigrati che vengono perché hanno un bisogno, eccetera, oppure devono tenerli separati fuori, buttati via quei forconi? No, è un argomento sempre spinoso. Allora, quelli lì, come se non bastasse già la spinta nei paesi come il nostro, che ha una spinta migratoria per via mare e per via terra, loro ne hanno creati artificialmente, non la Russia, nella sua idea, e la Turchia, infatti, hanno creato artificialmente questa ulteriore pressione in paesi dell'est dove non c'era questo problema, no? Quindi creando uno scompiglio anche lì e cercando di far traballare un po' la barra della democrazia in quei paesi lì. Quindi dà sempre fastidio, la democrazia con tutti i difetti dà fastidio, perché si capisce che la democrazia è il governo che funziona meglio degli altri, fa star meglio degli altri. Quelli che non ce l'hanno non vogliono instaurare la democrazia, specialmente se sono loro che comandano, no? Perché è chiaro, in quel momento lì il popolo nella gran massa starà male, ma loro che sono quelli che comandano stanno bene, anzi benone, capito? Quindi questo è il punto. Per cui dicono, piuttosto di star bene tutti e io sto un po' meno bene, preferisco io stare benone e gli altri se ne vanno a quel paese, saranno. Quindi il concetto è questo, è sempre questo. Poi importare la democrazia semplicisticamente così è un grave problema, soprattutto in paesi dove ci sono culture religiose fanatiche, eccetera. Si è visto benissimo nel Nord Africa.
ma in Russia non farebbe nessun problema, per esempio. In Turchia, sì, in Turchia dovrebbe essere introdotta con certi accorgimenti, come ha fatto il loro grande Atatürk, ma la democrazia dà fastidio, no? L'idea che la democrazia sia il migliore sistema di governo che abbiamo inventato noi sulla Terra, con tutti i difetti che può avere. Va bene, vi ho detto queste cose soltanto per darvi un minimo input su di cui domani può parlare. Quindi la comunicazione, la globalizzazione degli strumenti di informazione e di comunicazione influiscono sia sul nostro modo di comunicare all'interno del regime democratico, sia sui modi di, anche magari positivamente, sui modi di comunicare che hanno i governi di tipo meno democratico. Ecco, adesso andiamo però un po' più, finiamo, ecco, direi che oggi io potremmo finire proprio il libro. Io avevo detto che per ogni capitolo vi dico le domande fondamentali, voi prendete nota. Se voi sapete rispondere a quelle domande lì, praticamente avete già preso 30 lode, no? Voi sapete rispondere a quelle domande lì, avete già preso 30 lode. Così cominciate con un bel voto. Allora, andiamo avanti. Dov'è sta cosa? Sbagliato. Allora, il primo capitolo l'abbiamo trattato ampiamente, per cui non ci tornerei su più. Se avete delle domande, voi sempre potete fare una cosa, non ho capito, quello non ho capito, se me lo fate qui a lezione è meglio, così anche i vostri amici e colleghi approfittano. Ecco, qui ricordate la differenza, no? Scrittura, prescrittura, scrittura ideografica, scrittura fonetica, prescrittura, protoscrittura, scrittura per oggetti, iconico, non iconico, vi ricordate? Non c'entra niente con ideografico, una scrittura ideografica può essere iconica come i geroglifici, una scrittura ideografica può essere non iconica come la scrittura cuneiforme, ma è ideografica. La scrittura cinese attualmente non è iconica, cioè i disegnini della scrittura cinese non assomigliano alla realtà, a oggetti della realtà esterna, ma in origine era più iconica, cioè sembravano più dei disegnini. Lo stesso la scrittura cuneiforme, in origine erano dei disegnini, delle vignette di oggetti della realtà esterna, che poi si sono trasformati. Ecco, la pittografia in generale è iconica, però ci sono delle pittografie come queste, addirittura antiche, della grotta di Pasiega, così, che non sono iconiche, cioè non si capisce qual è l'oggetto della realtà esterna. Insomma, vi ho detto tutto, poi c'è la questione di Diego de Landa, la questione di la storiella di Diego de Landa, la storiella di Apollo, Champollion, eccetera, no? Brevemente raccontate, no? Come ve l'ho detto, ma non è che mi interessano in particolare, mi interessava il succo dell'idea che l'idea di scrittura ideografica, una volta persa, non è che viene recuperata facilmente. Noi siamo abituati a vedere l'alfabeto, pensiamo che tutte le scritture siano alfabeti, e no, le scritture alfabeti è stata un'eccezione, capite? Quindi quella è la cosa che mi dà fastidio, non l'idea che mi dà fastidio, sono contento che sia avvenuta, però... L'idea è che la scrittura alfabetica sia la cosa più naturale di questo mondo, non è la cosa più naturale, è stata la cosa più difficile di questo mondo, è stata raggiunta a causa di una serie di casualità. Il geroglifico egiziano con lo scheletro consonantico, all'interno c'è il gruppo di segni monoconsonantici, un semite, un signore di origine semitica, a un certo punto si mette in mente di capire che c'è il set di segni monoconsonantici, crea una serie per scrivere la sua lingua semitica, il cananeo, il fenicio, no? Quello che è, e quindi fa questa grande invenzione dell'alfabeto consonantico. I greci, a causa del fatto che avevano perso la scrittura per via di quel grande fenomeno che è stato l'invasione dei popoli del mare, determinano, perdono la scrittura e conseguentemente acquisiranno poi la capacità inventiva di creare il primo alfabeto completo di vocali, origine e diffusione della scrittura. Nel video precedente abbiamo visto su questo che cosa i motivi per cui una scrittura nasce sono fondamentalmente due, ma quello più importante è quello di natura
economico contabile. L'altro motivo è quello della propaganda, cioè di lasciare per iscritto e in bella vista descritte le imprese di illustri personaggi, capito, che vogliono farsi pubblicità, loro e i loro antenati. La diffusione della scrittura, vi ho detto, può avvenire con le tavolette arcaiche di Uruk, sono sumeriche, sono iconiche, vedete la stella a forma ancora di stella, la pianta, il vaso a forma di vaso, eccetera, eccetera, i vari animaletti che vengono rappresentati, le cifre. Allora, lo scopo contabile è uno degli scopi fondamentali, no? Qui si vedono questi casi di protoscrittura, in cui voi, senza conoscere niente della lingua, siete in grado di tradurre la tavoletta, perché dite cavallo 5, cavallo 9, cavallo 15, cavallo 27, cavallo, cioè così, cavallo di tipo X, cavallo di tipo Y, ovviamente sono diversi, no? In realtà vedete, c'è la criniera in giù, la criniera in su, a e senza criniera, quindi è chiaro che questi segnali volevano diventare, questo è un puledro, questa è una cavalla, questo è uno stallone, questo eccetera, volevano indicare, questo è un cavallo che viene dalla valle tal dei tali, capito? Quindi mettevano di volta in volta un elemento di riconoscimento. Abbiamo detto origine e diffusione. Quali sono le modalità con cui si origina la scrittura? Può essere originata dal nulla, ex nihilo, si dice in latino, ex nihilo, il famoso schema che ho messo alla fine del capitolo, oppure si può originare dalla coppia, eccolo qui, schema, no? Vediamolo proprio. Per la coppia di idea o di modello preesistente. Quindi dal nulla, ci sono almeno il caso della sumerica, premaia, e poi ho messo eccetera. Esiste un terzo caso che è stato creato dal nulla, forse l'isola di Pasqua, forse, ma non è sicuro, ok? L'ho già detto anche altre volte. Probabilmente gli abitanti dell'isola di Pasqua hanno inventato la scrittura più di recente di quello che si crede, non l'hanno inventata autonomamente, hanno copiato l'idea vedendo noi che compilavamo i nostri documenti mentre prendevamo possesso dell'isola, noi gli spagnoli ovviamente. Quindi per copia di idea o di modello preesistente. Il modello preesistente è la cosa più facile da capire, no? Copia di modello preesistente vuol dire che c'è un modello, l'alfabeto latino per esempio è usato per scrivere il turco. L'alfabeto latino doveva servire a scrivere la lingua latina, invece io lo uso per scrivere il turco, oppure per scrivere l'inglese, no? L'alfabeto latino lo uso per scrivere l'inglese o per scrivere il francese. Il francese discende dal latino, però non è latino. L'italiano discende dal latino, ma non, però non è latino. Infatti noi in italiano dobbiamo inventare dei gruppi di segni particolari rispetto a stile dei suoni che in latino non c'era. Per esempio GL per gli, in latino non esisteva questa gli, non è mai esistito. Per la sh noi dobbiamo fare SC e così via. In inglese, in francese, per scrivere sh useranno degli altri gruppi di consonanti, no? Perché sh è un unico suono in realtà, ecco, non è sc e non è neanche sh e non è neanche ch. Allora, questo è il modello preesistente. Poi invece c'è la coppia generica di scrittura, e c'è un esempio, la geroglifica egiziana dai sumeri. I sumeri a un certo punto si presentano lì, i mercanti sumeri, con in mano questa tavoletta, gli egiziani li vedono e dicono: cos'è state facendo con quel bastoncino sopra il pezzo di argilla? E gli dice: sai, sto contando quanti sacchi di grano. E allora vengono scaricati dalla nave, allora lo scrivo. Allora l'egiziano torna in Egitto e dice: guarda, questi hanno inventato un modo con un bastoncino, e gli viene in mente di fare qualcosa del genere. Coppia di idea generica di scrittura. La copia di scrittura fonografica è il Cherokee, il geroglifico cretese. Ecco, il geroglifico cretese è lineare A, mentre lineare B. Il geroglifico cretese è un sillabario, esattamente come la lineare A e la lineare B. Vi ho detto, è meno conosciuto, il geroglifico cretese trascriveva la lingua minoica, come la lineare A. È una scrittura che serviva
perché crea talmente ricca che i palazzi creano diverse amministrazioni e a un certo punto un palazzo dell'Oriente di Creta deve aver creato una sua scrittura, mentre un palazzo di Occidente, probabilmente Festo, che non è proprio di Occidente, ma è centrale, ha creato la linea reale, cioè hanno creato due scritture indipendenti, anche se erano abbastanza simili. Quindi c'erano due grosse scuole di scrivi che scrivevano in due modi diversi. Quindi pensate, mentre per tutto il resto dell'Europa noi non sapevamo neanche contare fino a 20, qui avevano inventato, qui a Creta, avevano inventato non uno, due sistemi di scrittura in un'isolina piccola, non capito? Quindi addirittura che erano geografico-cretese, ma tutte e due, geografico-cretese e lineare asi, si basano sul fatto che ogni segno una sillaba, ogni segno una sillaba. Da chi l'hanno copiata questa idea della scrittura fonetica? L'hanno copiata dai cuneiformi, che non avevano lo scritto consonante, ma avevano appunto le sillabe, avevano ideogrammi, ma anche le sillabe. Quindi hanno inventato finalmente queste scritture sillabiche. Anche i Cherokee, vi ricordate Sequoia, quel famoso indiano? Quello di Sequoia è importante perché abbiamo l'esempio di un nome, cognome, indirizzo di dove è stata inventata la scrittura. Per il resto non sappiamo chi e come l'ha inventata, perché è successo talmente tanti secoli fa che noi non sappiamo più niente. Chi, il nome di quello che per primo ha creato l'alfabeto, chi è? Beh, nessuno lo sa. Noi abbiamo dei nomi che i greci ci trasmettono come mito, ma sono nomi, Palamede per esempio, questo è uno dei nomi di quelli, di uno che avrebbe inventato l'alfabeto, ma non possiamo sapere, no? Cioè, sicuramente non c'entra niente, perché Palamede è un nome greco, oltretutto, quindi forse ha inventato il primo alfabeto greco completo, questo, un signore che si chiamava Palamede, magari anche da, può darsi, però noi non possiamo oggi sapere niente riguardo a questo. Invece la copia della scrittura alfabetica è quella più facile, perché vuol dire, uno vede, capisce com'è il concetto dell'alfabeto, vuol dire un segno, un suono minimo, consonante o vocale, segno, consonante o vocale, non segno, sillaba, segno, consonante o vocale. Allora, un suono minimo, mentre la sillaba non è minimo, perché si può aspettare ancora, no? Pa si può aspettare in P, A, mentre qui segno, suoni minimi, per cui si riduce a pochissimo l'elenco, no? 20-30 segni a seconda delle lingue. E cosa faccio? Invece di usare la forma A, B, C tipica dell'alfabeto, me ne invento un'altra. Per la A faccio, non so, un cerchio in giro, farò un cerchio per un puntino. Per la A, la E faccio un cerchio con un puntino, la I faccio un cerchio con due puntini. Cioè mi invento un alfabeto io, no? Come quelli che si inventano a scuola quando volete passare dei messaggi segreti. Quindi questo è un esempio di copia, creazione di scrittura per copia di idea di scrittura. Quindi anche gli alfabeti che avete inventato quando andavate alle elementari o alle medie, eccetera, per scherzare, sono un processo di questo tipo, sono una creazione di un sistema di scrittura per copia di idea della scrittura alfabetica. È l'applicazione del principio della copia di idea della scrittura. Quindi questo, poi per quello che riguarda quello che contiene il capitolo, io attirerei l'attenzione vostra particolarmente su le pagine che parlano di come è stato creato l'alfabeto, quindi come è stato creato l'alfabeto, qui viene spiegato bene, a pagina 58, 59, 60, così, 61, 62, e le pagine che parlano della tavola di Narmer, che spesso viene chiesta, che potete però commentare, perché voi potete portare il libro con voi, proprio del libro, e leggete, commentate tutto, davanti all'esaminatore. Quindi ecco, come è stato creato l'alfabeto, ve lo ricordate, no? Esistevano i geroglifici egiziani che notavano solo le consonanti per comodità di omofonia, avevano un set di parole che si formavano con una sola sillaba, come pane, che voleva dire pane, voleva dire si diceva ta, e quindi se togli la vocale rimane t, ok? Se togli una sola sillaba, e quindi il segno del pane viene usato per scrivere la t. Quindi questo è, siccome per esempio il suffisso femminile dei nomi femminili era az, per scrivere tutti i nomi, per esempio Nutar vuol dire Dio, Nutrat, Dea, ecco, Nutrat.
Allora no, c'era il segno del Dio, la bandierina, ricordate la bandierina che esprimeva la presenza del Dio, della statua del Dio nel santuario, messa sul tempio, no? Se c'era la bandierina vuol dire che dentro c'era la statua sacra, di culto. E Nuterat ci aggiungevano, facevano bandierina con vicino, segno del panino, lo voleva dire femminile di Dio, Dea voleva dire, perché la T era il suffisso del femminile in pratica, quindi questo è il modo con cui loro usano tanti fonogrammi, e quest'idea di che ci sono dei segni consonantici, cioè una sola consonante, fa venire in mente a quest'uomo che non era egiziano, che era appunto un semitico, un semita, che quindi veniva dalla Siria, dalla Palestina, di inventare un alfabeto. Le prime tracce di questo alfabeto dove lo troviamo? Lo troviamo nella penisola del Sinai, quella penisola triangolare, che si trova dopo il confine dell'Egitto per entrare in Israele, nella terra promessa. Cioè, questa penisola del Sinai ospita, vi ricordate, quelle famose scritture affascinanti che sono le iscrizioni proto-sinaitiche, che praticamente, nonostante i dubbi che alle volte vengono sollevati, sono proprio la testimonianza del primissimo alfabeto. Purtroppo la datazione di questi reperti è un po' incerta, però possiamo dire attorno al 1700, ecco, 1700, quindi nel 1700 a.C. almeno era già stato inventato l'alfabeto, quindi pensate, no? Quando a Creta ancora si scriveva il punto in bianco con il geroglifico cretese, con la lineare A, nessuno aveva niente da ridire, scrivevano ancora con queste scritture silabiche, però lì avevano inventato l'alfabeto consonantico. Andiamo avanti, vi ho fatto vedere, non ci torno più sopra, qui Ugarit, sapete, vi ho fatto vedere la tavola di Narmer, non ci torno più sopra, però sappiate commentarla, perché è un esempio importante come documento storico, perché testimonia l'unificazione dell'Alto Basso Egitto, come ci avevano detto le fonti, come documento della storia della scrittura e quindi della storia della comunicazione, perché lì dentro la stele di Narmer vediamo riprodotti esempi di scrittura appaiati, messi vicino a esempi ancora vivi di pittografia. Ci sono ancora delle pittografie pienamente riconoscibili, pienamente funzionali, che però compaiono accanto a segni chiari di scrittura, che contiene questa scrittura anche già degli elementi di fonogramma, contiene dei fonogrammi. Come per esempio il nome del principe che viene ucciso, questo principe si chiamava Wash. È scritto con il segno dell'arpione, e con il segno della vasca, della piscina, no? La piscina sarà pronunciata Sham, e Wo era il nome dell'arpione, per cui non è che qui vuol dire arpione e piscina, semplicemente hanno usato il suono dell'arpione, il suono della piscina, per scrivere il nome di questo principe. Quindi questo, va bene, vi ho abbastanza detto tutto su questo capitolo, poi più avanti ci sono, ecco sì, abbiamo parlato della scrittura Maya, abbiamo parlato di Sequoia, ecco, e siamo andati nel capitolo terzo è quello in cui più di tutti voi dovete saper dire che cos'è una scrittura geografica, la sua differenza dalla scrittura fonografica e fonetica. La scrittura ideografica come si distingue da quella logografica? Alle volte ho fatto questa domanda. La scrittura ideografica come si distingue da quella logografica? Lo sapete? Secondo quello che c'è scritto nel libro che state studiando, non si distingue, perché logogramma e ideogramma sono due sinonimi, che anche se in realtà non sono sinonimi, però ricordatevi questa cosa,
che logogramma e ideogramma sono sinonimi, quindi scrittura ideografica, scrittura logografica è un sinonimo. Invece la scrittura come si chiama, fonetica è una cosa diversa dalla ideografica alla logografica. E qual è questa differenza? Qui, in questo capitolo, voi dovete essere in grado di imparare bene a dare questa differenza. E poi la differenza ve l'ho già detto l'altra volta, per cui non ho voglia di andare più ancora a dirla. Abbiamo parlato dei determinativi, molto a lungo. Avanti. Dei complementi fonetici, basta. Il silabario dei Maya, anche se è una scrittura ideografica. Il cinese. Avete visto che la professoressa Codelupi chiamava radicali, loro chiamano radicali questi del cinese, quelli che noi chiamiamo determinativi. Per lei il segno il segno della donna davanti a cavallo, per far significare mamma, si chiama radicale, donna. In realtà no, è un determinativo. E ti dice, attenzione, c'è l'idea del femminile, quindi pronuncia la parola di cavallo, il nome del cavallo, in modo che abbia a che fare col femminile. Ora, la parola del cavallo, che era ma, la pronunciata invece con il tono alto, piatto, ma, così eccetera, diventa significante donna, diventa significante donna e non più cavallo. Quindi cavallo lì ha un valore di fonogramma e il segno della donna, che loro chiamano radicale, ha un valore di determinativo a tutti gli effetti. Andiamo avanti ancora, questo l'abbiamo trattato l'ultima volta, quindi non ci torno più, anche il giapponese. Silabario lineare A e B cifrato, silabario cipriota, che è uno sviluppo della lineare B che rimane solo a Cipro, dove alcuni dei missionari riescono a scappare, si portano dietro anche la scrittura. Noi oggi, se non ci fosse stato il crollo dei popoli del mare, dell'impero miceneo, probabilmente scriveremmo con una scrittura così. Sicuramente scriveremmo con una scrittura così. Sarebbe dalla Grecia, sarebbe emerso, venuto in Italia, un silabario. Non più un alfabeto, non avremmo mai avuto un alfabeto. Quindi saremmo stati costretti a scrivere così. Quindi, esempio del Maya, esempio della scrittura. Ci sono vari esempi di scrittura che vi ho messo in fondo al capitolo in modo che vi regoliate. E arriviamo al capitolo quarto. Arriviamo al capitolo quarto, però prima di cominciare il riassunto, o forse addirittura di, facciamo una pausa di 10 minuti. Thank you.